29esima giornata di campionato stadio Italo Nicoletti, ennesimo scontro salvezza di fronte United Riccione e Termoli 1920, padroni di casa con 31 punti in classifica e reduci dalla sconfitta di Chieti, Termoli 32 punti e con il vento in poppa dopo il 2-0 del Cannarsa contro il Notaresco. Carnevale conferma quasi in toto l'11 che ha sconfitto gli abruzzesi, c'è solo Yabaciau che recupera e prende il posto di Ofsar dal primo minuto. Quinto minuto di gioco, lungo lancio di Cagliazza a cercare Burzio che prova a girarla in aria, ma poi la palla viene deviata in corner. 19esimo, Fallù prova a girarsi a cercare la conclusione che si perde ampiamente a lato. Libera Mrai con la palla che arriva nei pressi di Federico Scoppa che stoppa in palleggio e lascia partire un destro micidiale di prima intenzione che si insacca sotto al 7 della porta difesa da Bulgarelli. Almeno 35 metri con la palla in volo prima di essere depositata in porta. Rivediamo 28esimo, Riccione 0, Termoli 1 con questa prodezza del numero 8 giallorosso. Riccione che prova a riaffacciarsi dalle parti di Lombardo con questa conclusione alta sulla traversa. Punizione di Maio e con i guantoni Lombardo devia in corner. Calcio d'angolo di Caponi e colpo di testa alto sulla traversa. Hernandez che passa Scoppa, palla di ritorno allo spagnolo e cross in aria dove nessuno trova il tocco vincente. Cagliazza con palla ferma, tiro alto. Tiro blando di Caponi dalla distanza a Lombardo senza nessuna difficoltà. Colarelli per Hernandez, palla di poco alto, ha sfiorato il raddoppio. Hernandez per Cagliazza che ci prova senza inquadrare la porta. Fallù da buona posizione si coordina male, tiro sul fondo. 56esimo ancora Fallù che prova a girarsi a concludere in porta. Replica del Termoli, scoppa dentro per Burzio che prova a girarla in porta, para Bulgarelli. Punizione per il Riccione, Siku prova la girata al volo in aria, a Lombardo c'è, calcio d'angolo. Punizione lunga di Caponi, contatto però in aria tra Maiorino e Ferrara, fischia subito l'arbitro, calcio di rigore per il Riccione. Dagli 11 metri Fallù contro Lombardo, ma l'attaccante del Riccione colpisce il palo nonostante l'estremo termolese fosse in scia. Calcio d'angolo per il Riccione, liberano i giallorossi e tiro di Diodato ampiamente a lato. Triplice fischio del signor Giorgiani della sezione di Pesaro con un missile terra-aria di Scoppa sotto il sole di Riccione se la porta a casa il Termoli. 1-0 per i giallorossi e tre punti importantissimi che ad oggi profumano di salvezza.